Ciao bambini, buongiorno. Allora, eccoci a un'altra parte dell'orologio. Questa non l'avevamo mai fatta, quindi attenzione. Allora, guardate cosa dovete fare. Dovete disegnare un orologio molto grande in mezzo alla pagina e scrivere i numeri come li abbiamo sempre fatti, quindi dividiamo, facciamo le due righe in alto e in basso, a destra e a sinistra, e poi le altre due in mezzo e segnate tutte le ore. Io l'ho divisa in mezzo, questa, e l'ho colorata con il lapis. Perché? A cosa mi serve? Allora, prendo un bel pennarello e ci scrivo past. Perché? Cosa vuol dire? Che tutti i minuti che si trovano in questa parte qui vanno individuati come past, cioè passati fino a qui. Vi ricordate? Questo l'abbiamo già fatto, è half past, cioè mezzo. Quindi, quando noi abbiamo la freccia dei minuti che va al 6, è half past. Adesso cosa impariamo a fare? Tutti i minuti che si trovano nelle ore qua a destra. Io ho iniziato a disegnare quattro puntolini, quattro. E ne dobbiamo fare 4 in ognuno. Cercate di farli un pochino più precisi di me. Due, tre, quattro. Uno, due, tre e quattro. Allora, cosa succede? Andiamo a contare i minuti. Uno, due, tre, quattro, cinque. Quindi, quando la freccia dei minuti è quella lunga, sarebbe sull'1, i minuti passati sono 5. Contiamo di qua 6, 7, 8, 9, 10. Quando è sul 2, 10. Contiamo ancora, quando è sul 3 sono 15, anche se qui, vi ricordate, qui si dice a quarter, un quarto, eh? Si continua, si conta 20, si conta 25, si conta 30. Quindi tutti i minuti che si trovano in questa parte qui, si dice past, quindi 5 minuti, 10, 15, 20, 25, 30. Facciamo un esempio. Allora, questo fatelo bellino grosso, perché poi quando la prossima settimana vi insegnerò questa parte qui, vi dirò cosa ci va disegnato, però i minuti sono gli stessi. Se noi continuiamo, 1, 2, 3, 4, qua ci saranno 35 minuti. Quindi i minuti li potete finire, eh? Però questa parte bianca ci servirà la prossima settimana. Ok, e così via fino a quassù. E ovviamente 45, 50, 55 e qua sarebbero 60, però qua è l'ora in punto. Ok, quindi qua sono 60 minuti. Allora, andiamo a rivedere il nostro orologio, questa parte qui, questa colorata. Mettiamo che io faccio la freccia dei minuti che va sul 2, anzi no, la voglio mandare sull'1,
Quindi, quanti minuti sarebbero passati? 5. Mettiamo che l'ora è qui, sul 6. Allora, che cosa viene fuori? Sono le 6 e quanti minuti? 0, 5. E io scriverò it's 5 minuti passato le 6. Quindi it's 5 minuti, non si scrive, si abbrevia. It's 5 past 6 del mattino, 8 am. Nel pomeriggio